Buongiorno a tutti quanti. Oggi cominciamo una serie di presentazioni, una serie di messaggi che parla di quello che c'è scritto lì, l'adorazione. Allora, quando vi parlo di adorazione, adorare è, cos'è che mi viene in mente? Quando si parla di adorazione nel campo non soltanto cristiano, ma in generale, quando uno parla di io adoro, cosa significa adorare? Risposte? Riconoscere quello che Dio è. Riconoscere quello che Dio è, ok. Seguire. Seguire. Amare. Amare. Amare tanto le persone che ti abbondano. Amare il prossimo. Meravigliarti e rimanere incantato. Scusa? Meravigliarti e rimanere incantato. Meravigliarti e rimanere incantato. Penso che abbiamo un buon approccio con l'adorazione. Che adorazione, perché sapete, il problema quando si parla di adorazione spesso è che nelle chiese evangeliche l'adorazione è quello che viene prima della predicazione. Entriamo in chiesa e facciamo l'adorazione, nel senso, in pratica ci cantiamo quattro canzoncine e noi abbiamo sistemato, ok. Altre volte è associato giustamente con la preghiera, col fatto di aiuto agli altri, di supporto agli altri. Ancora altre volte pensiamo che l'adorazione sia il fatto di pregare, magari inginocchiandoci o prostrandoci per terra. Ci sono decine di dipinti che si intitolano l'adorazione di San Girolamo, l'adorazione di Santa Caterina, e vedi questi santi, queste persone con l'aureola sopra, che sono prostrate per terra perché quelle stanno adorando. È questo, l'adorare Dio, oppure non solo è questo? E le vostre parole mi hanno detto, mi hanno affermato che adorare non sia soltanto prostrarsi a tappetino per terra, cantare o alzare le mani al cielo perché non dice sta adorando il Signore, normalmente è associato ad una preghiera fatta ad alta voce e elevando le mani. Secondo voi Dio è realmente interessato a sentirci cantare? Siccome siamo tutti quanti Pavarotti, no? Abbiamo dimostrato questa mattina quanto siamo bravi a cantare, vero? Però la voce, vi dico, quella voce che ho oggi io è un bijou, normalmente è cattiva, questa mattina è ancora peggio. Oppure Dio è realmente interessato a vedermi prostrato a tappetino per terra? Sembra quasi che Dio sia un po' solo, ci immaginiamo che Dio sia un po' sordo, per cui dobbiamo gridare forte con i canti per farlo girare, cioè, mi stanno adorando. Oppure che sia interessato a soltanto quando ci vede prostrati per terra in ginocchio e si dice, oddio, se sarà fatto male, adesso andiamo a vedere quello che succede. Sembra che noi siamo alla caccia dell'attenzione di Dio con l'adorazione. Sembra che noi vogliamo attirare, oh Dio, so qua, ricordati, ci sono qua, ti sto adorando. Oppure sarà davvero così? Sono io alla caccia di Dio con l'adorazione, o è viceversa? Pensate come cambierebbe la situazione se l'adorazione non fosse un momento in cui sono io ad attirare l'attenzione di Dio, ma è Dio ad attirare l'attenzione su di sé. Non io che cerco Dio, ma Dio che cerca me attraverso l'adorazione. Perché dico che cambierebbe? Perché non significherebbe che sono io a cercare Dio, ma l'adorazione è qualcosa che Dio ha provveduto per cercare noi e per essere in contatto. Devo dire che è sempre stato così, che è Dio che ci ha raccontato. Vi ricordate com'è cominciato tutto quanto? I problemi sono cominciati dal principio. Vediamo la prima slide. Questa è Genesi. Genesi dice così: poi udirono la voce di Dio. Oh, chiaramente questi l'avevano fatta grossa, avevano mangiato l'albero lì che non dovevano fare. E allora si erano nascosti perché avevano disobbedito, no? Siccome dice, così non ci vede. E Dio era lì, passeggiava nel giardino dell'Eden tranquillo. A un certo punto
dice così: poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul fatto della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Così non li vede, no? Diventano trasparenti. Il Signore, Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Vedete che già dall'inizio non è l'uomo che cerca la presenza di Dio, ma è Dio che cerca la presenza dell'uomo. Dio non voleva e non vuole giocare a nascondino con noi, e non vuole neppure che siamo distanti per troppo tempo, nel senso di dire: ok, adesso facciamo, ti do questi 10 minuti di adorazione, che è così siamo vicini, poi dopo tu fai le cose tue e io ho da fare di qua, per cui ognuno per conto suo. È per questo che ha trovato un canale diretto, un luogo dove lui sia presente 24 ore su 24, H24 come si dice adesso, disponibile, dove ci aspetta, non ogni giorno, perché dice una volta al giorno lo adoro, no? Ogni minuto e ogni secondo della nostra vita. Questo canale si chiama appunto adorazione. Nel Vangelo di Giovanni c'è una donna, l'episodio della donna al pozzo, che era una samaritana, per cui era una di una stirpe molto odiata dagli ebrei, perché erano una razza impura, secondo loro, e che tra l'altro adoravano il Signore, ma lo adoravano da un'altra parte. A un certo punto, dopo un po' di tempo che il Signore parlava con lei, gli aveva capito che stava parlando con un profeta, infatti a un certo punto la signora di questa donna gli dice: visto che tu sei un profeta, dimmi un po', noi adoriamo Dio su questo monte, voi adorate Dio, noi samaritani adoriamo Dio su un monte, voi ebrei adorate Dio in un tempio, qual è il posto giusto? Sul monte o sul tempio per adorare? E Gesù risponde così, Giovanni 4:19. La donna disse: Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. E ho sottolineato una cerca tali adoratori. Gesù risponde in una maniera molto chiara, no? Gesù gli dice: senti, non serve un luogo specifico, né il monte, né il tempio, né qualsiasi altro monte, perché Dio è dappertutto, non è su un monte o dentro un tempio, Dio c'è, ma soprattutto la cosa che dice è che cerca tali adoratori, è Dio che cerca te nell'adorazione, non sei tu che cerca lui, Dio cerca chi lo adori, Dio è la ricerca di colui che lo adora. Quando pensiamo che sia un canto a portarci in adorazione, oppure che sia una preghiera a portarci in adorazione, o che sia un prostrarsi per terra a portarci all'adorazione, facciamo più o meno come la donna samaritana. Diciamo che c'è un posto specifico, che questa volta non è un posto fisico, ma è un posto della nostra mente, che sia il posto dove è l'adorazione, dove io entro in contatto con Dio. Cioè, ci serve una canzone per adorare Dio, ci serve una preghiera per adorare Dio, ci serve una posizione del nostro fisico per adorare Dio, prostrato in ginocchio. Attenzione, queste sono tutte quante cose buone, non voglio scoraggiarvi dal cantare, dal pregare o dal prostrarmi o inginocchiarmi, queste sono cose che sono buone, sono tutte cose che realmente servono non a Dio, ma servono a noi, perché la nostra indole, Dio sa come siamo fatti, Dio ci conosce e sa che queste cose ci aiutano a essere in contatto con Lui, perché altrimenti siamo distratti. Lo ha scritto così tanto nel nostro DNA
che è rimasto persino nelle persone che si sono allontanate da Dio e che anzi negano la presenza di Dio. Il mondo è pieno di adoratori. Tutti quanti adorano qualche cosa. C'è chi adora un cantante. Chi ha vinto Sanremo? Tu? C'è chi adora un cantante per cui, ah, io non mi perdo un disco, non mi perdo un disco. Era otto disco. L'epoca mia, non mi perdo un flusso elettronico, non lo so anche come si chiama, non mi perdo un download del mio cantante perché io lo adoro. C'è chi adora una squadra di calcio, mi dispiace, oggi è una giornataccia, ha perso la Juve ieri, stasera perde la Lazio, però non ci perdiamo una partita della nostra squadra, noi adoriamo la nostra. C'è chi adora il proprio lavoro, sì, guarda, io mi trovo benissimo al mio lavoro, sto bene, mi piace. C'è chi adora la propria moglie o il proprio marito. Ma c'è una differenza sostanziale. Qual è? Che la rockstar, che né la rockstar, né il calciatore, né il datore di lavoro, qualche volta nemmeno la moglie e il marito, vanno alla ricerca spasmodica degli adoratori. Magari quando sono all'inizio della carriera, sì, perché vogliono essere famosi, ma quando sono diventati famosi, mettiamo, che ne so, Vasco Rossi, che va in giro a dire, se compra i miei dischi, dai, adorami, dai, vieni ai miei concerti, sì, lo dice pure, ma non ne ha più bisogno. Per avere un contatto, non cercano un contatto quotidiano e costante, anzi, intanto. Se capita di incontrare un proprio fan a un concerto o a una partita, magari ci scappa l'autografo, pace, e niente, nulla più. Ma Dio, dice Gesù, invece, è alla ricerca personale, cerca adoratori. Dio costantemente è fuori a cercare chi lo adori, o a cercare qualcuno che sia in contatto costante insieme a lui. Vuole passare ogni giorno, anzi un minuto, il cammino di un adoratore non è tanto un mordi e fuggi. Adoro e poi faccio quello che mi pare. Canto e poi faccio quello che mi pare. Prego e faccio quello che mi pare. Mi prosto in ginocchio e poi faccio quello che mi pare. Non è l'autografo strappato al concerto o alla partita. Ma è un adoratore, è un modo di vita. Tu non sei un adoratore quando canti. Tu sei un adoratore se vivi in contatto col Signore adorandolo in ogni momento della tua vita. Riguarda lo scoprire il segreto dell'amicizia che tra c'è fra te e Dio. Non riguarda tanto il fare qualcosa, ma piuttosto essere qualcuno. Non significa tanto fare l'adorazione, cantare, pregare, ma essere un adoratore di Dio. Non fare, ma essere. Paolo ci lo spiega in questi termini. Romani 12, la versione Bibbia della Gioia, capito, nei versetti 1 e 2. Paolo dice così: e così, cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio che siano un sacrificio vivente, santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della vostra mente. Allora sarete in grado, per la vostra esperienza personale, di capire qual è la volontà del Signore, vale a dire tutto ciò che è buono, perfetto e è a Lui gradito. Vedete, Paolo ti dice vivere come un adoratore, piuttosto che fare l'adorazione. Come dice, questo è il modo giusto di adorare Dio. Vi esorto a dare i vostri corpi a Dio. Quando tu dai a Dio il tuo corpo, che cosa significa? Che tu lo metti a disposizione 24 ore su 24, non è che dici, adesso, Signore, adesso ti do il mio corpo? Adesso no. Adesso prego e sono in adorazione, poi col mio corpo faccio quello che mi pare. No. Paolo dice, la tua vita, il tuo corpo, il tuo essere deve essere un'adorazione costante. Allora, che cos'è l'adorazione? Più volte ho detto che adorare etimologicamente è l'unione di due parole, orare, parlare, viene dal latino orare, parlare, più il suffisso ad, che significa parlare a qualcuno. Con chi ti piace parlare di me? Con chi improvvisai mi piace tanto parlare?
con uno che disprezzi profondamente è raro. Già a me mi piace tanto parlare con quello che mi tratta male e che mi deve sempre il cretino alto, mi piace parlare. No, no. Normalmente, di norma, è più facile parlare con qualcuno che per te vale, un amico, un insegnante, anche una persona famosa, ma che con cui tu hai contatto, qualcuno che vale. Se io adoro Dio, allora sto affermando che Dio vale. Se io do la mia vita, il mio corpo, la mia 24 su 24, la mia essenza a Dio, significa che Dio vale per me. Sto parlando a qualcuno che vale perché lo amo. Io amo Dio. Il problema è una cosa, anche stavolta siamo arrivati secondi, non ci si fa vincere con Dio. Ed era così. Giovanni dice questo, che anche lì Dio è arrivato prima. Inutile, non possiamo vincere con Dio. Prima Giovanni 4, versetto 19 dice: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Non siamo bravi, non siamo noi quelli che hanno amato per primo. Dio ha amato per prima noi. E la conseguenza del mio amore, del tuo amore per Dio, è la conseguenza dell'amore che Dio ha messo in te e dell'amore che Dio ha riversato su di te. Allora, però, scusate, ma perché Dio vuole la mia adorazione? Perché dovrei essere in contatto costante con Lui? Non basta essere in contatto una volta ogni tanto, mi dà le istruzioni necessarie e poi io faccio il resto. Lui maestro, io faccio. La domanda è: perché il creatore del mondo dovrebbe dare attenzioni costanti a un essere infimo come me? No? Salmo 8 dice così. Davide proprio si pone il dubbio, dice: ma com'è possibile? Dio cerca me, Dio vuole contatto costante con me. Salmo 8, versetto 24: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Dio è creatore di tutto quanto, e cerca me. Veramente non c'ha senso che cerchi una nullità, un granello di polvere. Non ha senso che che ami qualcuno che spesso sbaglia, il più delle volte fa di testa sua. Sto parlando di me, tu sicuramente sei differente da me. Io spesso sbaglio, io molte volte faccio di testa mia e io deludo costantemente il mio Signore. Sto parlando di Marco. Voi siete sicuramente differenti. Ne vogliamo parlare? Ripercorri mentalmente la giornata di ieri e pensa quando e come non hai rispettato un suo comandamento o qualche regola. Un momento dove sei stato o sei stata scortese con qualcuno, un po' nervosa o un po' nervoso. Un semaforo giallo, qualche volta rosso, che l'abbiamo visto, siamo daltonici ogni tanto, vediamo le cose sotto per sopra. Quando è accesa la luce quella sopra, fermati. Ma noi vediamo il semaforo sotto sopra e vediamo il rosso verde e il verde rosso. Una scusa, trattino bugia, perché una scusa è una bugia. Per evitare di fare qualche cosa che proprio non mi va, no, ah guarda, sono pieno di lavoro, no, non ti posso venire a dare una mano, no, guarda, se potessi, ma non posso, è una bugia. Ne vogliamo parlare? Meglio non parlarne, anzi proprio parliamone, va. Perché Gesù stesso che ci dà un esempio di come siamo fatti in una famosa parabola, che qualcuno, non Gesù, ha chiamato la parabola del figliolo prodigo. Ora, Gesù racconta la storia di una eredità anticipata. C'è questo figlio che a un certo punto, ci sono due fratelli, questo padre è molto ricco, a un certo punto uno dei figli dice: senti papà, io voglio andare, qui sto posto è troppo piccolo per me, io voglio andare in giro per il mondo, voglio andare a Parigi, New York, c'è tutta quanta vita qui, è un paese di vecchi, insomma, mandami, dammi tutti quanti i soldi, va. Ora, vi ricordo che i soldi all'epoca di
quando parla Gesù, si davano soltanto una volta che era morto il genitore. Per cui dice implicitamente il figlio sta dicendo: papà, per me tu sei come sei morto, guarda, dammi i soldi, che tanto io e te non ci vedremo fino a che tu muori, per cui basta. Il padre, stranamente, aveva tutto il diritto di dire: non ti do un soldo, li avrai fino alla mia alla mia morte. Però glieli dà. Ma c'è detto che soldi non faticati finiscono prima di essere usati. Infatti prende e li manda tutti a donne e champagne. È così povero che a un certo punto fa il guardiano dei porci. Ai porci cosa gli dà? La ghianda. E lui dice: oh, senti, la mangiano i maiali, mangiamo le ghiande anche noi. Avete mai mangiato una ghianda? Io lo sperimento una volta, l'ho fatto. La cosa è tremenda. Questo a un certo punto, mentre mangia le ghiande, dice: anche l'ultimo dei servi a casa mia mangia bene, e io che ero ricco sto a mangiare la ghianda qui. Sto mangiando le ghiande qua insieme con i porci. Allora cosa fa? Decide che è ora di tornare. Allora prende il treno, quello che è, va a piedi e nel tragitto comincia a pensare: allora io come posso dire? Gli dico: sì, scusa, e si fa tutta questa progetto mentale, non posso dire come si chiamano normalmente, mentali, per andare a tornare, senza sapere che a casa il padre non vedeva l'ora di riabbracciarlo. Stava, quando a un certo punto una vedetta dice: oh, lo sai che c'è? Sta tornando tuo figlio. Il padre dice: ma davvero, mi dai la prossima. Luca 15. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, perché evidentemente uno mangia le ghiande non è molto ben messo, eh? Ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Poi andiamo un pochino più avanti. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzati ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gli mise scarpe nuove, lo vestì con l'abito più bello che aveva nell'armadio. Infatti l'altro fratello disse: oh papà, ma come, io che sono stato qui, mi sono ammazzato, spaccato la schiena per aiutarti, sono vestito così e tu gli dai tutto questo? E lui dice: no, un attimo, tu figlio mio eri sempre qui, quello io l'avevo perso e adesso invece l'ho ritrovato. Gli dà l'anello, sempre dice: vabbè, è l'anello, dice, è bella cosa carina. No, l'anello serviva come firma, perché gli anelli all'epoca avevano un simbolo, un timbro, che quando tu devi firmare un contratto, se c'è l'anello è come la carta d'identità, ce l'hai un documento, sì, allora passi la prossima volta. E quando firmavano i contratti, prendevano la cera lacca, imprimevano la forma dell'anello sulla cera lacca con il simbolo, e quello significava che tu eri tu e che quel contratto era valido, per cui gli dà dignità. A questo punto il figlio può di nuovo fare quello che farebbe il padre, gli restituì dignità, identità, autorità. Ora il problema è uno: perché si chiama la paradagola del figlio al prodigo? Perché nel 1511 un tipografo ci annoiava, e andando facendo un lungo viaggio da Lione a Parigi, decise che per ammazzare il tempo di mettere tutti quanti i numeretti sulla Bibbia e di mettere anche i titoli. Per cui dovete, se diciamo versetto tot, dobbiamo dare merito. C'è stato anche uno prima, un abate scozzese nel XIII secolo, ma non era una cosa ufficiale. Da questo momento in poi, dal 1511, le nostre Bibbie hanno i versetti, ma hanno anche i titoli. E lui ha deciso di mettergli il titolo Figlio Prodigo. Ora il problema è uno: prodigo significa l'esatto contrario di quello che è il figlio. Perché?
Prodigo viene dal latino proagere, che significa spingersi avanti, per cui spingersi avanti, dare tutto se stesso per aiutare gli altri. Non mi pare che il figlio sia molto prodigo. Chi è prodigo tra i due? Chi è che si spinge avanti? È il padre che è prodigo. È il padre che è prodigo. Il padre, guarda caso, chi rappresenta? Dio. Nella storia non è certo il figlio che si prende sia la prima che la seconda volta, perché non so se avete notato, il figlio si è preso i soldi la prima volta e li ha sperperati, e se li sta prendendo la seconda, per cui il prade è doppiamente prodigo, perché ha dato la prima volta e ha dato la seconda volta. Vi rassomiglia a qualcuno? Il Signore gli aveva dato tutto la prima volta, gli aveva tutta quanta la possibilità, aveva detto ad Adamo ed Eva, ecco, tutta roba tua, vai, sii il guardiano di questo giardino che ho fatto. Noi siamo andati via, abbiamo preso tutto quanto da questa benedizione e l'abbiamo sperperata. E poi, quando credi, tu sei tornata. E il Signore ti ha ridato che cosa? Esattamente le cose che ti aveva dato prima, tutte. Ma l'avevi sperperate, lui te le ridà un'altra volta. Il padre dona con molta larghezza. La prima volta l'ha donato con tristezza, perché vedeva un figlio che andava via. La seconda volta l'ha donato con gioia e dà tutto se stesso per aiutare un figlio che ritorna. Il mio amico pastore mi ha raccontato di aver assistito una volta durante un culto in una chiesa all'immagine di un padre che aveva un figlio che era completamente disabile, era paralizzato e era cieco. Per cui a un certo punto, quando stavano cantando, ha sollevato questo figlio paralizzato e cieco. E durante l'adorazione, durante il culto, quando cantavano, cantava proprio forte in faccia a questo figlio, così che lui potesse sentire la sua voce. E il figlio, che era quasi completamente paralizzato nella parte sopra, un pochino si muoveva, con uno sforzo in mano ha preso in braccio per metterlo sulla spalla del padre. Il figlio è riuscito a metterlo, e quando ha messo la mano sulla palla del padre, si è girato verso il padre che cantava e ha sorriso. Penso che l'immagine di questo padre che canta, affinché un figlio disabile, molto incapace di vederlo, incapace di muoversi, ma solo capace di essere sollevato e sfiorato, in qualche modo è riuscito ad abbracciare, sia stata già descritta in un passo dell'Antico Testamento. È il libro di Sofonia. Dice così, versetto 3, capitolo 3, versetto 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con canti di gioia. Ecco. Questa è l'immagine vera della giusta adorazione. Non sono io che canto, non sono io che prego, non sono io che mi inginocchio e mi prostro, ma è Dio che mi sostiene, Dio che mi canta, Dio che mi tiene in braccio quando lo sto adorando. È Dio che è al mio fianco, è Lui che esulta per me con canti di gioia quando io faccio della mia vita quotidiana un'adorazione a Lui. Quello che devo fare io per adorarlo davvero è sentire quelle braccia durante la mia giornata, durante non soltanto nel momento in cui lo prego, ma durante tutto quanto il periodo delle mie 24 ore. Vivere la Sua presenza costantemente, non soltanto durante una canzone o durante una preghiera. Noi per Dio siamo come quel figlio di Isacco. Il padre lo ama lo stesso, lo ama di meno perché è disabile? Io direi che lo ama di più.
tra due figli, se avesse avuto due figli, sicuramente avrebbe amato tutte e due alla stessa maniera, ma uno avrebbe dato di più se stesso perché era un figlio nel bisogno. E noi siamo figli che siamo nel bisogno di avere contatto con il nostro padre. Noi per Dio siamo come quel figlio disabile che il padre ama lo stesso, anzi di più. Se fossimo perfetti, lui ci amerebbe lo stesso. Se fossimo perfetti, lui amava Adamo ed Eva, li aveva fatti perfetti, non li amava, li aveva creati lui, erano perfetti, ma poi siamo andati a finire male. Ma se fossimo perfetti, lui ci amerebbe, ma non avremmo bisogno costante di lui, invece noi abbiamo costante bisogno. Noi siamo tutt'altro che perfetti, tutt'altro. Noi siamo imperfetti, noi siamo peccatori, noi abbiamo bisogno di Dio. E lui sa che abbiamo bisogno di sostegno non solo durante una canzone, non solo durante una preghiera, ma tutto quanto giorno, sempre. E è un Dio che, dice Sofonia, esulterà per causa tua con canti di gioia. Ora, cosa farai? Cosa farai dunque di un amore così grande? Farai quello di quel figlio di cui ci parla Gesù, allontanandoti da lui? Oppure, come quel figlio, rientrerai in te e tornerai al padre? Farai come quel figlio disabile che si aggrappa al proprio padre e sorride? Cosa farai oltre cantare una canzone, pregare una preghiera, prostrarti per adorare Dio? Come farai a mettere il tuo braccio attorno al suo collo per fargli sentire che anche se sei disabile tu lo ami e hai bisogno di lui? Paolo dice, riprendiamo un pezzetto di Romani: vi esorto a dare i vostri corpi a Dio che siano un sacrificio vivente e santo. Io non so che cosa ti stia chiedendo il Signore, tu lo sai. Mettiti in preghiera, probabilmente il Signore ti manderà un messaggio nella tua mente da un fratello, da una sorella, da un passo che leggerai, per dirti: io voglio che tu mi adori in questo, Marco. Chiedi, lui ti dirà cosa fare, come trasformare la tua vita in un atto di adorazione costante a lui, che è lì davanti a te e ti sorregge per poter esultare per causa tua con canti di gioia. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere il nostro sostegno, grazie di essere il mio sostegno. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose a me, assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio fare della mia vita un'adorazione. Io so che ho bisogno di te, non durante una preghiera, non durante un canto, ma sempre. Io so che sono disabile al mondo perché sono un peccatore.